Grande festa a Mirabello in occasione della Fiera di San Simone con il concerto della celebre flautista Andrea Griminelli e dell'Octa Jazz Quartet a sostegno di Telethon e di Anfas Coccinella Gialla. L'evento si è tenuto presso la chiesa provvisoria del paese. E saranno musiche, diciamo, da film, da Ennio Morricone, Nino Rota e altri brani. E quello che mi lega a Telethon, diciamo, è soprattutto l'inizio di Telethon. Io ho avuto la fortuna di partire con un Telethon francese i primi anni, negli anni 1990, quando il Telethon iniziava con Susanna Agnelli, e il presidente Mitterrand ci mise il suo aereo a disposizione e ogni aeroporto, toccavamo ogni aeroporto in Europa ogni ora e facevamo un concerto. Un artista internazionale che però non dimentica il territorio, ha un suo legame anche con Mirabello e quindi oggi è un ritorno importante. E certo, io mi sento soprattutto emiliano e io sono di Correggio e tra l'altro ho insegnato anche a Ferrara, quindi vicino da voi, per un anno a conservatorio, quindi conosco benissimo la vostra zona e mi sento molto partecipe. E abbiamo questa chiesa con un'acustica molto bella, anche se non è la chiesa originale, però avete costruito un impianto molto bello che ci darà di sicuro, ci farà suonare molto bene. Proprio Telethon festeggia quest'anno 35 anni di attività. Telethon vive sostanzialmente di donazioni di tutti gli italiani e questa manifestazione ci permette di portare avanti tutta una serie di studi e di sperimentazioni che in altra maniera sarebbe difficile ottenere. D'altra parte diceva Madre Teresa che il mare è fatto da tante gocce, ma se dovessero mancare queste gocce non ci sarebbe neanche il mare. E quindi noi siamo più o meno nella stessa situazione. Le gocce sono tutte le donazioni di tutti gli italiani che ci permettono di arrivare a delle scoperte fantastiche perché oltre a avere studiato una piattaforma terapeutica che permette di salvare molti bambini affetti da alcune malattie genetiche rare, adesso i nostri scienziati sono riusciti a sperimentare la stessa piattaforma anche su persone adulte. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di Terre del Reno che ha supportato l'iniziativa. Per noi è una cosa fantastica. Lo dicevo prima agli imprenditori che è una serata forse indimenticabile che rimarrà nella storia, perché avere un artista del livello di Griminelli qui a Terre del Reno è un evento forse irripetibile. E quindi ci godremo una bellissima serata per la nostra comunità nel contesto di una fiera, del rilancio di una fiera importante che è quella di San Simone. San Simone un tempo era la fiera di tutti i mirabellesi, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di riportarlo agli splendori ormai andati perduti. È davvero entusiasmante vedere la risposta che il paese, soprattutto che le attività produttive, hanno dato a questa serata. La serata è stata anticipata dalla premiazione degli imprenditori del territorio che hanno supportato l'evento benefico. Gli imprenditori a Terre del Reno, come anche poi in tutto il nostro territorio regionale e nazionale, sono il vero tessuto vivo del territorio. Senza impresa il nostro territorio muore. L'impresa va sostenuta, noi nel nostro piccolo cerchiamo tutti i giorni di ascoltare le loro esigenze e di proporre anche delle varie iniziative. Ad esempio abbiamo licenziato un provvedimento con un contributo di 55.000 euro per le imprese del nostro territorio.